Ciao ragazzi, bentornati al canale. Siamo sempre qui in compagnia del mitico Deep The Pipe per il secondo episodio di questa piccolissima serie di video dedicati tutti alla lucidatrice rotativa per gli amatori. Ma passeremo poi anche a qualcosa di un pelino più spinto in un altro video. Ora, oggi, cosa andremo a fare? Senza dirvi, ovviamente, ripetervi di mettere like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, fate un po' come volete. Esatto. Andiamo a fare un altro esperimento per voi amatori. La metti quella din din, quella campanella che metto? Din din no, troppo, mi fa troppo... No, non posso dire cosa mi fa. La odio quella campanella. Non ne ha po'. Cosa andiamo a fare, Deep? Allora, qui invece andiamo a fare un altro tipo di... Il vero approccio, come dice qualcuno, cioè il vero... I graffi abbiamo detto che non erano molto importanti, non erano particolari. Vediamo se riusciamo a fare quello che la maggior parte di noi nega che si dovrebbe fare invece quando stanno queste macchine, ovvero usare un tampone medio morbido e un prodotto medio finitore. In questo caso useremo lo Scholl, perché questo qui ho preso per primo, per vedere se riusciamo a dare una stessa identica, se non molto vicina, finitura taglio che ho dato da quest'altra parte nel precedente video che avevamo fatto. Quindi, sotto discorso, noi prendiamo il nostro prodotto che ha schizzato tutte le parti, ovviamente, tanto quello della diretta si dice, no? Mettiamone un po', facciamo priming come al solito, togliamo l'effetto schizzo. Vedete che subito la prima cosa che notare, Luca, bisogna stare molto attenti, vedi che è già schizzato, nel senso, nonostante io sono stato bravo a raccoglierlo, questo per far capire che la versione, il modo con cui si va a prendere il prodotto o a metterlo per fare il priming è una fase importante, perché poi quegli schizzi poi potrebbero andare a finire dovunque vuole. Quindi ognuno si fa la sua tecnica, io faccio questa, c'è chi li mette qua sopra. Io preferisco perché c'è una omogeneizzazione del prodotto su tutta la superficie lucidante, a che a me aiuta tantissimo. Continuiamo a fare quello che dobbiamo fare, abbiamo raccolto, boh, lavoriamo. Aumento un pelo la pressione, si vede anche dal fatto che il tampone ha collassato sotto la mia stessa pressione. La mollo e comincio a lucidare. A quanti giri sei? Uno e mezzo, due. Col finitore? Sì. E non copri? Adesso vediamo. qua si sta, vedi che si sta lavorando. Quasi finito, eh? Per sicurezza un'altra passatina, l'ha asciugato parecchio, quindi vuol dire che il fast response che mi ha dato ha subito. Allora, lavoriamolo. Più lubrificato perché c'è più prodotto, ovviamente. In questa fase è importante fare un'area più ristretta rispetto alla precedente, perché devo garantire che il grano dell'abrasivo che fa il percorso deve essere, il taglio deve essere una certa omogeneità, altrimenti rischierei di avere il taglio più alto dove inizio e un taglio pressoché quasi nullo dove andrò a finire la mia area. Ecco perché io più di 2-3 tamponi non sposto, se più o meno può essere utile. Quindi vediamo cosa sta uscendo, perché io tra l'altro sto lavorando molto a tecnica e poco a... Vedete che poi mi passa. Dobbiamo togliere... Bassissimi giri, ragazzi. È più alto il gloss rispetto a con un sì, lo vedo a occhio che è il gloss molto più alto. Adesso cerco un'inquadratura, ma a bassissimi giri con rotativa, con un tampone medio quasi morbido e un semifinitore, riuscire a tagliare sul glassurit. Vediamo. Allora, io per questione di prassi quasi sempre non sforzo, perché poi andrei ad asciugare troppo la superficie,
e la righerei, quindi se non ha coperto esce fuori subito, cioè, non state lì a insistere perché a tutti i costi volete sapere se asciugate troppo, sgrassate troppo la superficie, la microfibra andrà a rigare, perché in quel momento lì fa quell'effetto irritante, come lo chiamo io. Luca, io qua ho generato altro tipo di scotch. I segni però ce li hai ancora, Fai vedere. I segni ce li hai ancora, però. Sì, è vero. Il gloss è bello alto. C'è comunque una bella correzione, perché guardate dall'area centrale. Qui abbiamo la correzione dell'altra volta con il compound e poi la finitura dopo la lana, mentre qui adesso, ragazzi, vi abbasso l'esposizione, abbiamo un gloss che è altissimo, guardate la differenza rispetto alla metà, però i segni più profondi tipo questi ovviamente non li abbiamo corretti. C'è comunque una buona differenza di correzione. Guardate, a zero aloni, nonostante zero aloni, ovviamente così non c'è nessun ologramma, è una bassissima temperatura di lavorazione, così altissima lubrificazione, perché comunque il prodotto, facciamo una prova velocissima, giusto per se la vogliamo fare, vediamo se un secondo identico passaggio senza variare la qualità di pasta e di ed eventualmente di abrasivo compromette il risultato. Sicuramente lo farà se lo faccio più abrasivo. Vediamo se invece un secondo passaggio aiuta a definire una sicurezza di togliere i difetti che tu hai notato, che comunque sono evidenti, non sono stati nascosti. Questo ti fa capire anche la sincerità della lavorazione. Un porto che avrebbe coperto l'avrebbe totalmente coperto. Ora io mi concentro dove ci sono i segni, ovviamente, poi questo ti fa capire che è importante selezionare un'area di lavoro netta, precisa, piuttosto fare più aree, in maniera che l'abrasivo lavora bene esclusivamente solo in quella zona lì dove ci interessa fare. Vedo abbassare ancora comunque. Nonostante tutto. Così veloce, a così pochi giri. C'ha la tanta coppia la macchina, per questo fa una serie di combinazioni, anche la temperatura sta giocando il suo fattore. Qua però, mi sa che oggi abbiamo tanta umidità, però qua dentro. Può essere, ci sta, sicuramente anche quello perché compromette, si sente. Però quello per farti capire che un discorso di lavorazione, vedi che questo è rimasto, che è proprio. Cercalo un attimo. Sì, è proprio. Sì, è comunque stato scalfito, ma c'è ancora. Lì è il limite fisiologico della combinazione. Esatto. Questa è la limite, perché se ha un secondo passaggio, hai soltanto un'elevata finitura, come in questo caso, e una qualità di taglio dall'80%, anche 90%, è un limite fisiologico. Questo ti fa capire che il famoso one step è questo. Questo è one step. Esatto. Questo è one step. Cioè, involontariamente l'abbiamo descritto. Abbiamo fatto involontariamente un one step con la rotativa. Zero ologrammi. Un taglio del 70-80%, un gloss della Madonna. Qui invece avete visto che lì, secondo me, è stata la combinazione che non ha determinato quel gloss, ovvero sì, quella, la lana con subito il finitore. Subito il finitore, probabilmente anche il tipo di finitore. Io sono dell'idea che se avessi usato lo Scholl qui o un altro finitore, perché il Mezzerna con i super finitori vanno anche un po' più lavorati, probabilmente questo è il supporto in cui non ha reagito come doveva, o la spugna stessa che ho usato che non andava bene, però io ho improvvisato e cosa ho scoperto? Ho scoperto che comunque in questo caso il taglio ha determinato quello che è secondo me il fattore più importante, ovvero l'azzeramento dei segni, di qualunque essa natura. Io sarei soddisfatto sia di uno che dell'altro, io sarei soddisfatto di entrambi. Qui ovviamente ho dato la certezza al 100% di quello che c'era, l'ho tolto tutto, piccoli e grandi che erano. Qui ho tentato di arrivarci a quello scopo. In realtà l'ho fatto, ma non l'ho coperto al 100% il mio obiettivo. Ovviamente poi sfido io chiunque, un purista, un perfezionista, uno che vuole veramente avere zero problemi, fa questo, non fa questo. Esatto. O se no farà quello che adesso vi facciamo vedere, che sarebbe proprio la procedura corretta per andare a rimuovere questo tipo di segni con la rotativa e poi andare a rifinire, che presumo, adesso vediamo se The Pipe mi dà ragione o meno, che sia una spugna
Mi dici di sì, non dire di sì solo perché fa. No, io perché posso fare dico... tutto, c'è problema. Io sono... dimmi secondo te, io lo farei, ti dico spugna. Sì, si può fare. Spugna dura medio su questo tipo di difetto e finitore poi. È finitore, sì, si può provare. Però ovviamente cambia la pasta. Io non uso. Ovvio, sì. No, no, cioè, era la vecchia scuola dove si usava anche il famoso pasta abrasiva. Con la lana ma poi anche con il tampone per dargli quella per arrivare a un buona, a una buona finitura se il prodotto lo permetteva. In questo caso qua facciamo direttamente il compound su una spugna medio dura in maniera tale da avere il taglio con la più alta finitura possibile. Poi quello dopo ovviamente è quello che raddrizza tutto il lavoro fatto precedentemente o lo migliora. In due casi poi dipende sempre da uno quello che ottiene. Facciamo quello allora. Ok, vai. Allora, facciamo quello che ci siamo un po' detti prima nel precedente vlog, si dice? Va, non lo so, chiamalo video. Tampone che... duro, questo è un tampone molto duro, un tampone da taglio, vecchia scuola, però c'è le aperte, non me lo ricordo. Te lo mangi? No, si soffia dentro, se non oppone resistenza vuol dire che le celle sono aperte. Mamma mia. Strano, non lo dicono sulle guide. Non lo dicono da nessuna parte, non l'ho mai sentito neanche io. Adesso. No, è vero. Appena torno in Slovacchia vado al centro detailing e inizio a soffiare tutti i tamponi. No, quando oppone resistenza le celle sono chiuse, ma non le fanno più con celle chiuse. Stiamo usando Audace in questo momento. Sì. Audace è un tampone in spugna duro, sempre a bassissimi giri. E io sfrutto la pressione che sto facendo adesso con la rotativa, sto spingendo. Adesso stai spingendo. Così, non tantissimo. È la coppia che la macchina offre per garantire il numero di giri più importanti. Ho messo un po' più di prodotto per spolvera un pelino, però. Un pelino spolvera. La Festool comunque è una bomba, cioè, tanta coppia come quella macchina lì ce l'hanno davvero in poche, per essere il rapporto peso pesa poco, però il taxi giallo ce l'ha pure quella la coppia, ma pesa quanto la Makita. La Makita abbiamo sempre il tampone completamente in piano, non c'è mai un'inclinazione. No. Qui sto un po' sforzando, nel senso voglio portarlo proprio a esaurimento, perché questo l'Audace non l'ho mai portato a esaurimento, mi sono sempre fiato un po' di quello che erano le schede tecniche e non solo, di provare a... vabbè, adesso poi se ti metterete mi incazzo, Questo è quello che è uscito fuori, poi... È un sacco aperto, è un buon grado di... un buon grado di pulizia. Che IPA stai usando? Allora, è un antisilicone? Un antisilicone perché per un problema di volatilità. Poi se hai tempo, magari un giorno lo spiego perché diventerebbe lunga. Ci sei da Franco domenica? Domenica sono impegnato purtroppo, cerco di liberarmi, non garantisco niente. Allora, io ho spruzzato, questo cos'è? Un film di pollice, sì. Allora, non insistete più di tanto, solo fate dei segni. Allora, sono le sassate, però ho usato l'RQ PK 2000. Aspetta, okay. Non c'ho la luce sbagliata, ma fa niente, il nome non lo vedo. Cioè... l'RM PK 2000, antisilicone all'acqua, perché io isopropilico lo uso 1-3. L'ho finito, ho comprato questo perché odio le superfici troppo sgrassanti. Quando evapora troppo spesso il prodotto, è troppo volatile, bruci un po' di trasparente, lo irriti. Quindi nella fase di rimozione gli dà fastidio. In certe superfici molto morbide, delicate, fai solo dei disastri. Questo è quello che abbiamo ottenuto con Audace, tampone duro e The Pipe. The Pipe, non hai neanche allanato. No, dobbiamo fare adesso, andiamo avanti. Sì, dovremmo andare avanti, ma non hai allonato. Dammi una scan grip, perché poi dopo non si fidano né di Nasello né di The Pipe. Sono tutti maliziosi. Porca puttana, non hai neanche allonato. Ma allora è vero che sei capace? Cioè, ho sgrassato, però sono sicuro. Perché l'alone si vede subito, se poi passi ma non c'è. Se passi, adesso io uso questa lampada qui per vedere tutto. Lì.
un po' tende a coprire, ma cioè c'è poco da coprire. Ah, okay. No. Lì c'è, ci sei a pieno. Questa è la vecchia scuola, Luca. Questa è la, proprio la vecchia scuola. Vabbè, ma non si è che siamo così una volta. Le non è che siano giovani, Cioè, questa era proprio un po' sul tampone che ho detto prima. 99% di correzione. Oh, meno male che Audacia si è comportato bene, se no Mattioli mi apriva il culo, Comunque, adesso andiamo in finitura. Qua possiamo fare quello che vuoi. A questo punto qui vogliamo usare questo un'altra volta, giusto per... Mettici il menzerna, dai, par condicio. Almeno non si offende nessuno. No, vabbè, sono prodotti di... A me funziona tutto, non è che prediligo certi per altri, perché in certe situazioni niente ti aiutano tantissimo. Ribadiamo che per questo tipo di difetto stiamo lavorando così, che non venisse in testa qualcuno che si fa solo così, guai Luca, mi raccomando. No, per carità, l'ho detto anche prima. No, ribadiamolo, perché è come se io dovessi operare le tonsille uno e gli faccio, gli amputo una gamba perché va in cancrena, la stessa identica cosa. Cioè, ognuno deve lavorare in base a quello che sta facendo. Io ho messo un po' più di prodotto rispetto a quello che mi serviva, proprio per dar sì che volevo fare una lavorazione un po' più lunga, tortuosa magari per qualcuno, perché appare tortuosa, in realtà non c'è, capito? Non avviene. Anche nella prima fase di finitura vedi della pressione? No, la finitura fondamentalmente non... È una passeggiata, come quando tu sei stanco di correre, fai il defaticamento, l'ultimo chilometro, due chilometri li fai passeggiando a diminuire, quindi deve essere una cosa piacevole, quindi non devi forzare quello che è il naturale percorso del prodotto. La combinazione che tu hai scelto deve essere così naturale, non devi forzarla, perché vedi che già solo il fatto che si sta asciugando sta affrontando, si sta... Senti che la macchina tira, abbassa il numero di giri, non c'è più niente praticamente. Boh, non c'è più nulla. Quindi io vado a rimuovere, ma lo stesso panno, io l'ho girato per 300 volte, Se stanno attenti, stanno attenti. Ok, questo è quello che otteniamo dalla finitura. Ok, io tolgo lo scotch perché praticamente c'è Sì, è più bello, almeno possiamo fare anche le riprese, quelle dei detaileroni. Spezzo. Mio papà nel frattempo si è addormentato sulla sedia. Salutate mio papà, grandissimo, che ha voluto venire con me. Si è addormentato sulla sedia. Si è anche rotto il piede, c'ha la stampella. Oh signore. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Guarda come ha tirato su bene il metallizzato, però. Sì. Questo è veramente, adesso c'è un po' di colla, ma fai questo lavoro qua, vedi se ce l'ho fatta. Se riuscissi a metterla a fuoco, ci sto provando. No, aspetta, devo cercare una messa a fuoco manuale. Mamma mia, che roba. Non sono bravo io con le messe a fuoco, ma è messo a fuoco manualmente. Adesso guardate la grana nel metallizzato. Qui. Aspetta, ci spostiamo. Andiamo sotto, guardate, e andiamo sopra. Azzo! E non dimentichiamo di pulire i vetri. Grande Ghizzo! Mi fai star male. Quasi al numero uno. Mira tutti che macchina di merda che c'hai. Effettivamente il ciabattino ha sempre le scarpe. Perennemente sporche e da cambiare. E anche questo episodio, ragazzi, è finito. Questi video sono video fatti solo ed esclusivamente per farvi vedere come possa essere un approccio sicuro,
per un amatore con la lucidatrice rotativa. Non è che sia solo questo il modo di lavorare, ma di certo non possiamo farvi vedere a voi amatori che magari prenderete per la prima o la seconda o la terza volta in mano una rotativa come si fa un taglio a 1800 giri, a 2000 giri con la lana di traverso e quelle robe lì. No ragazzi, queste sono proprio le basi delle basi, che resta il fatto che in molte situazioni, soprattutto su queste auto italiane più o meno nuove, funzionano e come. Sulle auto che ha Nasello al lavoro anche no. Ciao ragazzi!